Salve gente da Restreco 89 e beve. Ma porca troia! Ma sembra là di andare? Ma stai su! Ma dove andate? E benvenuti. Era volato via. E benvenuti in questa settima puntata della serie Gold Rivers. Vabbè. Allora, come vedete siamo in multi, tanti multiplayer. Con noi abbiamo l'Alex 89. Ciao a tutti. AgriGamer 15. Ciao a tutti. E poi abbiamo in collaudo anche RobbyMel81. Ciao a tutti. Ok ragazzuoli, allora i campi gli ho dato un'altra fertilizzata dietro le quinte e abbiamo mandato avanti di un giorno. Quindi il nostro mais è cresciuto e siamo pronti a trinciarlo. E allora ho detto facciamo un bel squadrone per fare una bella trinciatura. Allora, come prima cosa volevo comprare la lama, quella da... Da quanto la vuoi, Manu? Quella più grossa, quella più grossa. Prendiamo quella da 8000 litri. Devi capire che a lui le cose piccole non gli piacciono, cioè gli piacciono le cose grosse. E poi, ragazzuoli... guarda che poi cerco una motosega e ti taglio le gambe. No, che cattivo. E poi, ragazzuoli, direi di prendere chiaramente... La New Holland FR 850, babba via, che bestione. Con la sua barronzola. Aiuto. Che è questa qua. Compra, sì. Ok, il nostro Robby è stato testato contro i le copertoni. Vado sotto malattia già. No. No, sei malattia. Sei in prova, quindi non puoi, non ti pago la, la mutua. Non ti pago la mutua è infortunio, non te lo pago. Cioè se ti taglio un dito alla fine dei conti sono cavoli tuoi. Esatto. Allora ragazzi, aspetta, lo spiattello anche. E allora? Bon, ragazzuoli, voi intanto andate pure alle vostre postazioni. Mamma mia quanto pesa però sta... Aspetta, va che ho biogas. Eh? Va che ho biogas. Che? Dove ci scarica? A biogas. Allora a posto vado. Io parto. Vali, stasera la nostra capra è un po' sorda. Ma io sono sempre sordo. E spiattelliamo che sta tipa. Niente, si è tirata in parte. Ok. Che cosa si è tirata in parte? Non si dice. Ah. Red. Porcello. Conta, ti fai superare in retro. Già, ti sei già girato. Ah, va. Aia. Comunque ragazzuoli adesso, eccoli, LTS ragazzi è crashato, questa sera abbiamo qualche problemino con TS, infatti sono caduti tutti da TeamSpeak, non si sa perché ma c'è questo problema, quindi arriviamo un attimo a casuccia e poi... Vediamo di fare un attimo un piccolo stacco, sempre se non riusciamo a ritornare. Eccoli. Lele. Eccoli. Perfetto. E siete crashati tutti tranne me. Comprone. Colpa tua. Ok, allora ragazzi siamo tornati tutti per fortuna. A posto. È probabile che questa sera non sarà la prima volta che crasheranno o comunque... Crasherò anch'io. Ma non so come mai. Forse TS News ha visto. Ma perché questa sera invece di giocare a Farming volevamo fare un po' di Candy Crush, dai. E allora crashano tutti. E allora crashiamo tutti. Ok ragazzuoli, siamo anche arrivati. Ma giriamo dentro di qua, va. Nostro AgriGamer è già in postazione. Ah, io sono arrivato. Trincea. Aspettate, andiamo di qua. Che sono qua che mi aspettano. C'è un Pirlelex col ravizza alzato. Do giù la polvere. Ok. Sio Robby, non so cosa preferisca lei come trattore. Lui si è preso lo Steyr. Sì, dai, va benissimo. Ok. Alle prime armi bisogna accontentarsi. Beh, guarda, abbiamo una vasta scelta qua, di mezzi. Basta che non tocchi il Lois, scegli quello che ti pare. Ok, allora partiamo. Sono neopatentato, così te lo rompo subito. Dopo ti rompo la testa.
Allora, se vuoi rompere qualcosa, rompi quella a fare blu là che c'è la sua. No, no, non rompere il... Oh, a quanto vai? È a 5. A 20? Come a 5? Sì, ho un problema col... Aspetta, aspetta. Dai che ti do una spinta. Ecco. Ma gratta per terra troppo sta barra. No? È vero. Cioè, fa fatica ad andare avanti. O pesa troppo. Troppo veloce. È la sua. Comunque ragazzi, ridi e scherza qua con il 1.800.000 euro che eravamo arrivati nella Gold River. Dove vai? Che cavolo stai andando? 2.000 di ping. Ma va. Anch'io. Sì, anch'io laggato. Era bloccato tutto anche su TS e non sentivo più niente. Va meglio adesso? Sì. Adesso sì. Ok. Comunque dicevo ragazzi, col 1.800.000 che eravamo arrivati qui, tra compra campi, compra attrezzi e cose varie, siamo rimasti con 279.000 euro. Quindi è ora di fare un bel po' di soldoni. Ce la fai? Ovvio. Passa attraverso... Ma vedi che non parte? Secondo me gratta troppo sta barra. Ah vai, la triccia che non va bene. Vabbè. Beh, in effetti la triccia si alza un bel po' quando la abbassi, eh? Sì, sì, ma pesa una cifra. Cioè, vedi proprio il posteriore della triccia che si alza tantissimo. Ma quanto vai, a 10? 10. Ah sì. Tra l'altro questo... Cosa hai fatto? Hai sfasciato qualcosa? Ho ucciso Agri. E vabbè, tanto è abusivo lui. Ah, fa niente. Mi è rimasto sotto un... Io ne ho 100 vite allo shop, dai. Comunque questo carro qua non è adatto per far sto giro così. Sarebbe stato da girare attorno. Esatto. Eh sì. Tra l'altro stiamo facendo anche le cose fatte bene. Stiamo trinciando con il mais ancora verde e non seccato. E vedi che fa fatichissima. Ti do una spinta così non aspetta, fa aspetta. Fatica. Aspetta, ho sbagliato. Cosa è successo? No, ho abbassato la barra. Ah. E via. Aspetta, Cosa fai? Non ce la fa. Se mi tocchi con un trattore ti spacco la testa. Ti dà un cuccio nel culetto. Te lo giuro. Dai, stai fermo. Dai che ti spingo, vai più veloce. Ti sbatto fuori. No, dai, stai fermo. Ok, quanto sei là col carro? 83, 84, 85. Da questo campo qua non si fa grandi cose, mi so. Ma io non sono come l'Elex 89 che usa la speed farming. Ma cosa vorresti dire, non sono l'Elex 89? Io però lo sai che esiste anche la versione bassa? Appunto. Sì, ma anche la versione cretino. Anche la versione bassa che ha l'Ele, porca miseria, quando sono entrato a lui non era capace di star dietro la ma lo sai che lui non ha la versione bassa? Che versione hai messo? La versione bassa. Quella di la versione alta ancora. Ah, che schifo che fai. Avevi detto che era quella bassa. La versione bassa non è ancora uscita? Vergogna. Ah, io ce l'ho. Ma tu come fai ad averla? L'ho fatta io. Ma vabbè, grazie. Fatta in casa. Oh, frena. Infatti non vedevo più uscire niente da condotto. Sotto un'altra. Vuol dire che ne faccio una apposta per te. Bassa. No, non la voglio io la speed farming. A quanto vai, Red? A 10. 10. Ok. Oh, Manolo. Vienimola in trincea che mi dici dove la vuoi. Io sono già qua pronto. Non voglio mica che mi sgridi, eh. Ah no, io sono già pronto. Lo dico. Trattami a modo perché sennò... Comunque spero che escano qualche altro carro, porca miseria. Sono usciti più trattori che carri. Non so, di solito si riempie i siti di mod di carri. Stavolta no. E perché sono più facili da convertire. Sì, ma stavolta ci sono più trattori. No? Io, è vero. Tra Fend e John Deere. Guardate che adesso è più facile convertire che dal 13 al 15.
Questi sì però. Ormai sono già usciti, mi sembra, 3 John Deere e 3 o 4 Fender addirittura. 4 mi sembra. Dove sei, Manolo Spagnolo? Vabbè, vai circa al centro della prima. Meglio per me se escono i Fender, vanno bene per l'altra serie. Anzi, meglio per tutti. Io voglio buoni mezzi. Tu vuoi? Voglio il John Same. Non c'è ancora. Intanto va, c'è il getto di sfidato che fa sì e no. Non si sa perché. Mamma mia, che bella che è sta trincia. Miau. Beh ragazzi, per ora il nostro nuovo operaio qua fa il suo dovere. Sì, sì. Anche ferito poi. Ha spiattellato anche Agri. L'unico quindi... che non lavora bene è quel pirla lì sul Doid. Oh, allora. Ho detto tratta a mio modo. L'ho fatto io. Stai proprio a sinistra che sennò ti sparo per la sponda. Siamo a... laggone. Siamo a 95. Ok. Comunque sto ravizza qua... Pieno mi sa, vero? Sì. Okay. È troppo lento a salire. Biogas. Come troppo lento a salire? Beh, tipo anche quando scarichi, no? Che si alza del tutto, abbassarsi mi sembra un po' lentino, secondo me. Ah, sì? Boh. Ah, sei già qua? Io sì. Ok, voglio andare a vedere un attimo Agri, ma andrò dopo. Vai. No, vado dopo, magari faccio un giro io col carro. Mettiamo qualcuno in... alla trincia. Va come Skoda. Cretino. Ci sei? Vai, pronti, partenza, via. Via. Deve prendersi su un attimo. Ok. Comunque è proprio bello trinciare con la pianta ancora verde, eh. È molto più realistico. E anche perché vedere trinciare il mais giallo e uscire dal canotto verde fa un po' pietà. Mamma mia. Non ho provato invece col triticale invece, se lo fa o no con le piante ancora verdi. Beh, nell'ultimo stadio di crescita sì, lo fa. Quindi ancora verde? Verde? Sì, verde, sì. Prima della che si secca. Sì, sì, sì. Ah, bene, bene. Non l'avevo provato ancora. Comunque ragazzi, lo dico anche a Lele che per la sua felicità al campo 9 semineremo barbabietole. Ma come fai ad avere il campo 9? Cioè? Che vuol dire come fai ad avere il campo 9? No, dai, il campo 9 barbabietole. Perché no? Ma mi compri la Holmer però. È piccolo. Certo. Sai cos'è che è piccolo? Te sei piccolo. È stretto e lungo. Guarda. Hai visto qual è il campo 9? Ascolta, è sempre il solito discorso, anche il campo 8 era piccolo dalla mappa, ma alla fine dei conti ci ha messo una puntata, cioè. Te lo ricordi, sì? È perché sei tu lento. Ma va a cagare, va. Allora qua abbiamo quasi finito. Ragazzuoli, io direi di fare un attimo uno stacco, così cambiamo campo. E magari qualcuno mi dà il cambio, io faccio un giretto poi al biogas. Quindi a tra poco. Allora ragazzuoli, siamo quasi arrivati anche alla fine del campo 24. Come vedete ci siamo dati il cambio io e Robby, così lo testiamo anche in trincia. Sta arrivando anche Lele. Eccolo. E abbiamo fatto ormai quanti litri Agri? Allora, qua sono già 183.000. 183.000, direi ottimo. Quindi... anzi, 191, contando quelli che avevo nella lama. Ok, quindi qua sono 94%. Ci giriamo. Quindi ragazzi, pensavo di fare una cosetta. Ovvero, finiamo il campo qui. Poi vediamo di riuscire a mandare avanti un attimino il tempo pieno.
di mandare un po' avanti il tempo, perché così facciamo seccare il mais a campo 16 se non sbaglio, e andiamo a fare pastone di mais. Pastone per la nostra capretta, anche se un non gli pastone piace. Pastone per Stefano. Per Stefano, sarebbe per Stefano, solo che Stefano abbiamo la capretta. No, visto ragazzi, visto che siamo in quattro, anche perché per il pastone serve essere in tanti anche per quello, quindi ne approfittiamo. Anche perché abbiamo un lamatore. Ah, sei un lamatore. Che brutta cosa. Manu è un lamatore. Detta così sembra una brutta cosa. Ma di quelli che sputano o di quelli che... Ecco appunto. Quelli che sputano e che lamano. Aspetta. Aia. Ops, ho no, visto che abbiamo Manu che è bravo in trincea. Ok. Allora lo lasciamo là e facciamo anche il pastone. Che non, il pompone. Ne uscirà veramente poco dal campo 16, ma vabbè. Mi raccomando, sbaglia ancora strada, eh? No, no, stavolta giro. Giro qua. Siamo sono giusto? Sì. Ok. È fatica. È 39 allora. Dai. Dai. Ok. Hai un cuccio. Oh, ma secondo voi le lancette del gasolio all'interno del veicolo funzionano? Perché segna un po' più di metà, però sono a tre quarti o due terzi, boh, forse sì, funzionano. Magari non sono preciso. Olè. Olè. Finito? Yes. Sì. Ok, allora ragazzi, scarico un attimo, vi facciamo vedere un attimo il lavoro che ha fatto Manu. E poi direi di fare un piccolo stacco, così ci organizziamo anche per fare il pastone. Il pappone. L è pappone. No, io sono il magnaccio. Niente pappone. Esci. È al tempo. Esci. Fatica. Guarda che sparo anche te. Dai, non sembra fare i pirle voi. Se qua non fanno i pirle non sono contenti. Okay. Arrivo anch'io. Ale. Scarico qua. Va bene. Aspettatemi. Tac. Oh ma. Adesso ho visto che mi ha fatto girare. Ma no, facciamo così. Deve avere delle gomme Bridgestone sto rimorchio, perché va un po' in coda, eh. Eh sì, sgomma parecchio, visto? Madonna. Là, così impara a fare il pirla. E ciao e grazie. Arrivo anch'io. Arrivo. Ok, Porti. Dai. Stai attento. Ragazzuoli, stacco un attimo e ci troviamo tra poco. Anche mi ribalta, aiuto. Siete dei pirle. A tra poco. Ok ragazzi, abbiamo l'Ele qua pronto per prendere il raccoglie-grano. Ma spegni quelle luci! Allora, eccolo qua, quello per il pastone per 51.000 euro. Ok. Dov'è? Dov'è? Eccolo qua. Eccolo qua. Mentre l'Ele lo porta verso il campo 16, noi facciamo un salto da Agri e vediamo un po'. Ne ho ancora per mezz'ora qua da compattare, Ah sì? È appena 64%. Facciamo un salto qua. Vabbè, vorrà dire che stai qui anche alla notte, non c'è problema. Esatto. Gratis. 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 Certo. Chiaramente. Intanto Robby ha portato la trebbia già al campo. Eccoci in posizione. Qua. Eccoci qua. E chi è andato? Stavolta è andato Agri. Ragazzi, il TS fa schifissimo. Cambiare. È colpa di Lele. Sceglie male. Ma che è colpa mia? Allora, intanto qua, ragazzuoli, procede tutto bene. Come vedete, siamo arrivati alla bellezza di 243.333
litri di silato. Casomai facciamo su... Ecco, è tornato. Sei tornato? Oh, non so neanche dove sono andato. Casomai facciamo questa vasca qui, la prima a destra, per il bastone. Boh, torniamo giù. E... sono le 11.48. Non c'è la pausa a pranzo? No. Dai che ho fame. Ne manca 10 minuti, cosa volete? In 10 minuti riusciamo anche a trebbiare il campo. Bella, grazie, non ti ho detto inizia a mangiare dell'erba come faccio io. Tu ti affumi. Alla grande. Pausa fumo. Tra l'altro, ragazzi, mi sono dimenticato di fare una cosa, ovvero di mandare avanti il tempo. C'è la... Prova a trebbiare, in teoria non te lo fa trebbiare. Bobby? Eccomi. Prova a trebbiare un attimo. Subito. In teoria non dovrebbe prenderlo. Vai. Infatti. Infatti non la prende. Ok, allora ragazzi, facciamo una cosa. Allontanati dal campo con la trebbia. Vai in retro un po'. Un bel po'. Capi? Sì? Vai un po' indietro. Subito. Vai. Vai massi ancora, dietro. Ancora. Vabbè dai, basta allora. Bobo. Proviamo a mandare un attimo avanti il tempo. Ok. Non vorrei niente. Che facesse come il 15 che. Non cre- ecco! Ecco, cresciuto. Cresciuto. Ragazzi. Vi è piaciuto il pranzo? Mi spiace per voi, sono già le 5:10. Non me ne sono accorto io. Se avete mangiato l'erba bene, se no. Boom. Vabbè, parta pure. Sio Robby, parta pure. Parto. No, era già accesa. L'avevo spenta. Io intanto vado sul... Eccolo qua, sullo stire. Sono stato 5 ore con... Con la trebbia accesa. Il motore acceso. Sì. Allora ragazzi, per chi non avesse visto questa mod... Killer Croc ha fatto la presentazione, per chi fosse interessato a vederla. Questa qua praticamente trasforma... o macina o come preferite, ma al momento con il carico portagrano si può dire che trasforma. Intanto lei le ha crashato e la granella di mais, eccolo qua, in farina che poi porteremo nella trincea per fare il pastone di mais. Voi due ci siete ancora o siete crashati anche io voi? Sì. Okay. Io ci sono. E lei invece ha crashato. Vabbè. Come vedete. Mi sono incastrato in trincea. Farina. È tornato. Che è tornato? Mi sono incastrato. Tu sei tornato. Piccolo lag. Ah, voi ci siete? Okay. Sì. Non hai visto che eri sparito? Sì, ma pensavo che fossero crashati anche no. Gli altri. Solo tu. Accendiamo i fari. Guardate che spettacolo, si vede il riflesso dei fanali anche sui vetri del Deus. La prendo da sopra o passi sul... No, se tieni all'esterno meglio, così l'L ti sta dietro. Quindi vado su, Esatto, vai dall'altra parte. No, secondo me vai a sinistra. Servirebbe un aiutino. Compattare? No, sono incastrato nel mucchio. Arrangiati. Grazie. Fai il meglio che puoi. Esco. Fai il meglio che puoi, che domani dopo veniamo. No, sono proprio bloccato totalmente, non è che... Dopo vengo a darti una mano allora. Scendi e spingi. Esatto. Grazie, come se non ci avessi già provato. Spingi forte. Ecco, com'è proprio leggero un 939 da spingere, eh? Ma sì. Ma sì, dai, spingi sulla ruota tu. Esatto. Fai girare la ruota, sei a posto. E accendiamo tutto. Ma che spettacolo. Lagate? No. Ci siete? Mi sa che stiamo per salutare tutti perché io sto per crashare questa volta. Mi sa tanto di sì. Comunque ragazzuoli, intanto guardate che spettacolo. Poi quando viene... Eccolo, io sono
sparito. Sono tornato? No, sono crashato anch'io. Ti rigio anche gli altri? Tutti. Siamo crashati tutti stavolta. Dimmi quando sono a fine campo perché sono fuori. Sei quasi a fine campo. Veloce! Basta. Siamo tornati tutti, ok. Eccoci. Ho avuto un po' di lag. Arrivo, okay. Arrivo. No, siamo crashati tutti. Da TeamSpeak. Stasera è una cosa impossibile, TeamSpeak, cioè ingestibile. Ma è solo sto server. Vabbè ragazzi, io finisco, o finiamo il campo o riempio il carro, finisco di riempire il carro e ci ritroviamo tra poco. Allora ragazzuoli, abbiamo anche finito questo campo, ahimè il pastone è venuto fuori praticamente un 20.000 litri solo. Un pastino, sì. Una pasta asciuttina. Una pastina proprio. Una pastina. Ok, se vuoi raccogliere anche il... Sì, recuperiamo tutto. Sì. Allora io mi metto in parte, casomai poi l'L mi scarica. Si butta esatto. Nulla. Del pastone non si butta nulla. Tac. Andiamo a scaricare e poi direi che possiamo anche concludere la puntata. Dopo 3 anni io sono arrivato al 100% di computer. Hai finito? Sì. Okay. Ma non ti eri bloccato? Sì, ma mi sono sbloccato, mi sono ribloccato un'altra volta e mi sono risbloccato ancora. Vai a scaricare. Devi ancora raccogliere tutti i ciuffi? No, basta così. Gli altri sono due gambette qua e là. Ah, va bene. Per caprone lascio a lei l'onore di coprirla. Io sono vuoto. Ci sono 16 granelle di 16 di litri? Mare. Tanto. E niente, ecco. Ok. Bon, ragazzuoli, se volete venire anche voi al biogas, anche a piedi. Posso prenderlo giù per il grotto? No, vieni a piedi. Anzi, portate intanto a casa i mezzi o... vabbè. Venite là. Ok, dai, adesso porto il rimorchio a casa. Zigo zago. Comunque, ragazzuoli, il pastone che abbiamo fatto non lo userò per i maiali, perché come sapete su questa serie non... li comprerò, era tanto per far vedere qualcosa di nuovo e quindi lo useremo solo per vendere. Magari nella serie Animals and Fend potremo invece fare, anzi sicuramente lo faremo. Visto che... Guarda, devi comprare Stefano, eh. Devo comprare Stefano. Ricordati di comprare quello giusto, lo Stefano, non il più normale. Produce di più? Sì. E rompe anche di più. No, allora non lo compro. Ok, siamo quasi arrivati. Tanto Agri è lì che ci aspetta. Ah, io lo butto un po' sparso e basta, eh? Sì, dai, tanto poi sistemo. No, tanto è 20.000 litri. Io vabbè, ma ti faccio un mucchietto. A mucchietto de che? Faccio un mucchietto, tu stai buono, stai tranquillo. Ti ammucchi con chi? Ti ammucchi. Fagli la riga così nel tempo perso ogni tanto se la tira su, dai. Stai attento, facciamo... Anzi, spostati, facciamo sull'ultima qua. Ma perché c'è le luci accese questo? Ah, non lo so io. Non so, è buio. C'è anche i lampeggianti, anzi, facciamo così, aspetta, Scusate. Gira. Perché non basta? No. Vuoi di più? Ok, andiamo a scaricare il pappone. No, aspettate, ragazzuoli, che devo... esatto, che c'è da cambiare, eccolo qua, c'è da cambiare il tipo di del cultura da scaricare. Ah sì? Bravo, eh sì. Che bella reghina, tutta da tirare. Ce la tiriamo tutta. Ma voi due siete qua? Sì. Sì. Io vi vedo buggati in farm. Ottimo. Ok, con il rimorchio alto. Tac, così. Oh. Via di. Red. Per me è il nostro lagri, mentre tu scaricavi, era sotto il rimorchio che se l'era già tirata tutta questa roba. Perché ecco perché ne abbiamo fatta poca. Vede buggati in farm. Ecco perché ne abbiamo fatta poca. Appunto. Allora, ragazzuoli, intanto andiamo a chiudere la
la vasca del silato. Tac, eccolo là. A posto. Andiamo di qua. E l'hai buttata tutta fuori? Poi la ributto dentro. Stai tranquillo. Allora, ragazzuoli, io direi che possiamo anche concludere. La vasca qui la possiamo anche chiudere dietro, anzi fuori registrazione. Dietro a cosa, Stai zitto. Abbiamo perso. C'è Roby, dov'è Roby? Dov'è? Roby? Io sono qua. Sono qua, non mi vedete? No. Sono davanti a Agri. No, allora mettiti di sopra lo Steyr. Ah no, adesso ti vedo, fermo, tranquillo. Ti vedo. Continuo ok, a non vederlo. Allora ragazzuoli, ringraziamo l'Alex89. Grazie a te. Ringraziamo Agri Gamer. È andato sotto. In più, ringraziamo, e tra l'altro, Roby è anche crashato. Allè. No, aspetta. Aspettate ragazzuoli che almeno lo facciamo salutare. Esatto, decentemente. Dai. Sperando che TS. Yuhu. Aspettate un attimo, Oggi TS. Aspettiamo. Dai, è come il Sammy questo TS. Fa schifo? Esatto. Come la tua testa. Eccolo. Bene. Grazie. Ecco. Eccolo qua di nuovo Roby. È ricrasciato? Sì, proprio sul saluto. Esatto. Quindi ragazzi, direi che è un buon operaio, quindi probabilmente lo rivedremo grazie. In puntata. E quindi ringraziamo RobyMello81. Grazie a te, Red. Ragazzuoli, come al solito, lasciate tanti like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e condividete, Chiudi pure. Chiudiamo la vasca. Chiudiamo e niente, la vasca. Ragazzi. Ciao, gente. Ciao. Ciao.